Per quanto riguarda Sala Consilina, già l'anno scorso è stata ripresa, quest'anno la consolidiamo, il concorso di pittura estemporanea, che è questo concorso in cui vengono chiamati a raccolta tanti artisti sul nostro territorio che vanno ad immortalare quello che è uno scorcio, che è uno scorcio di sala. Hanno un determinato tempo per poterlo fare, verrà fatta prima la punzonatura della tela a Polo Cappuccini e poi naturalmente si partirà con questo concorso, con la premiazione alla fine dei tre quadri più belli, che verranno sicuramente giudicati da una giuria tecnica molto competente, che sicuramente avrà gli strumenti adatti per poter non solo giudicare l'opera tecnicamente più perfetta, ma quella anche che è riuscita a immedesimarsi all'interno del nostro territorio, perché un artista, un pittore che viene al di fuori del nostro territorio deve anche capire quella che è il fine di questo nostro concorso di pittura estemporanea, e noi proprio per questo motivo ci siamo affidati poi in mano delle persone molto competenti ed importanti. Abbiamo il 29 la processione attraverso il paese, il corteo che si svolge ogni anno con la processione di San Michele, che parte la mattina con la discesa del santo dal santuario davanti alla chiesa per poi girare attraverso le strade cittadine, e il 30 chiudiamo con questo concerto di Enzo Vitabile con i Bottari, che credo sia un concerto molto importante, perché credo che i Bottari completino quello che è un artista di spessore e di qualità. Quindi invitiamo tutte le persone che ne abbiano la possibilità e che ne abbiano la voglia di venire non solo a Sala Consilina, ma a seguire tutti quelli che sono i progetti dei sei comuni che sono racchiusi all'interno di questo POC, perché credo che attraverso un'unità e un'identità territoriale sicuramente il nostro territorio potrà arrivare molto lontano.